Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata di mele alla crema. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 40 minuti circa. Gli ingredienti sono, per la frolla, farina di tipo 00, uova, vanillina, zucchero, lievito per dolci vanigliato, burro. Per la crema, ricotta, panna fresca per dolci, uovo, zucchero e vanillina. Per la copertura, mele, uovo, zucchero a velo, panna fresca per dolci e cannella e farina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la frolla. Mettere nel boccale lo zucchero. Lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro. La vanillina. Le uova. La farina. Il lievito ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgerlo nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti. Senza lavare il boccale, nel frattempo preparare la crema. Mettere lo zucchero e polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la ricotta. Ed azionare il bimby per un minuto a velocità 3. Aggiungere l'uovo la panna e la vanillina ed azionare il bimby per un minuto a velocità 3. Trasferire la crema in una ciotola. Senza lavare il boccale, preparare la copertura. Mettere lo zucchero a velo. La panna. L'uovo. La farina, e la cannella, ed azionare il bimby per 2 minuti a velocità 4. Versare in una ciotola.
Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso la stenderemo tra due fogli di carta da forno. Trasferire uno stampo per crostate da 28 cm rivestito con carta da forno. Bucherellare il fondo con i rebbi di una forchetta. Versare la crema di ricotta e panna. Mettere le mele. Versare l'altra crema. E cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 50-55 minuti circa. La crostata è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Crostata di mele alla crema. Si conserva in frigo. Grazie e alla prossima ricetta!